Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi con un nuovo video. Rieccomi infatti con il calendario lunare mese per mese. Sì, perché ho voluto accontentare le innumerevoli richieste a proposito appunto del calendario lunare mese per mese. Questo calendario farà comunque riferimento al mio manuale del perfetto contadino. Chi già lo ha comprato saprà che questo manuale nasce proprio per chi si avvicina al mondo del giardinaggio in un linguaggio molto semplice. In questo mio manuale è presente una parte in cui io descrivo un po' le generalità del giardinaggio, ma una parte invece nello specifico appunto al calendario lunare mese per mese. Infatti qui ogni mese viene spiegato quello che voi dovete fare nel vostro giardino o anche per chi si vuole cimentare nella realizzazione di un piccolo orticello. Se andiamo appunto al mese di gennaio del calendario lunare del mio manuale, vi leggo alcuni punti. Questo è uno dei mesi in cui si fa veramente poco nel nostro giardino. Questo perché a causa del freddo, della pioggia, del gelo e delle nevicate. In realtà queste variazioni climatiche dovete sapere che giovano tantissimo al terreno stesso. Sì, perché queste variazioni non fanno che andare a disgregare le varie zolle della terra stessa. Tuttavia, durante le giornate di sole potete cominciare già a dare una piccola smossa al terreno, oppure organizzare anche quello che voi dovrete andare a fare nei mesi successivi, oppure organizzare ancora dove voi volete proporvi l'orticello. Inoltre, una cosa molto importante e che comunque troverete qui nel mio manuale è la spiegazione di ciò che dovete fare anche con i vostri attrezzi. Sì, perché occorre affilare nuovamente le zappe e pulirle per bene e all'occorrenza anche andarle a oleare. Tutto questo servirà a prolungare la vita dei vostri attrezzi stessi. Un'altra cosa che potete fare proprio in questo mese è andare a guardare i sostegni che userete nei mesi a venire, vedere se andranno sostituiti, se andranno sistemati. Potete anche cominciare a pensare di realizzare i vostri futuri semenzai, quindi con le piantine che vorrete mettere nel vostro orticello. E poi troverete anche uno schema del mese di gennaio con quello che dovete fare nel vostro giardino ed eventualmente anche le semine di ciò che potete fare. Questo sia in fase di luna calante che in fase di luna crescente. Un'altra cosa che dovete fare in questo mese è la potatura degli alberi, anche la potatura della vite in previsione del suo sviluppo primaverile, e anche, cosa molto importante, quella di cominciare a pensare alla concimazione del terreno stesso. Qui nel mio manuale troverete un argomento in cui io proprio tratto della concimazione. E chi ha una qualche domanda particolare o un problema o un dubbio in generale può tranquillamente contattarmi su Facebook, di cui trovate il link in descrizione, ed io vi risponderò con grandissimo piacere. E lo stesso vale se avete un vero e proprio problema con le vostre piante. Io eventualmente cercherò di aiutarvi con un video, se è il caso. A questo punto a me non rimane che salutarvi, invitarvi a commentare, a condividere i miei video con i vostri amici e, per chi ancora non lo avesse fatto, a iscriversi al mio canale stesso. E soprattutto vi invito ad acquistare su Amazon il mio manuale del perfetto contadino, nel quale descrivo con molta semplicità tutto ciò che bisogna fare per avere un buon giardino e un bellissimo orto. A questo punto, come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona
buona